Grazie di essere intervenuti a questa conferenza di questa sera. Questa sera, invece di presentare la serata, insomma, mi trovo nella veste, diciamo, di relatore praticamente. E questa sera, come diceva appunto Elisabetta, andiamo assieme a tutto il gruppo di ricerca che lei ha ricordato a illustrare un po' cosa si coltivava, come erano le campagne, il paesaggio agrario e naturale nella pianura padana, diciamo in età romana. Un paesaggio in parte, diciamo, molto diverso da quello attuale, che però, diciamo, di base manteneva alcune caratteristiche che poi si sono arrivate in diverse zone fino ai giorni nostri. Praticamente. Adesso andiamo un attimo a presentare, mettere una PowerPoint, una presentazione. Un secondo che andiamo a condividere lo schermo. Ecco, adesso. Ok, andiamo. Allora, qua, presentazione. Dalla deportiva corrente. Ok, si vede tutto quanto? Sì, ok, sposto solo la stringa in basso. Armare. Vai, nascondi. Ok. Ok, benissimo. Allora, ecco qua abbiamo il titolo. Diciamo, questa ricerca è stata fatta a nome di due persone, soltanto da me e Federica, ma anche della Chiara Mosco Giuri, dell'Elisabetta Rizzoli, Silvia Marvelli, che ci stanno appunto seguendo. Questo intervento, praticamente, l'idea di fare questa conferenza ci è venuto da un convegno che abbiamo presentato alcune settimane fa, questo intervento pure a Verona, di fatto. E ci siamo posti un po' alcune domande, praticamente, quali sono diciamo, le fonti principali per ciò che riguarda la ricerca sulla alimentazione, indirettamente anche sulle coltivazioni, sul paesaggio agrario, diciamo, in età romana. Qua abbiamo un po' tutte le varie materie che non andremo a trattare questa sera, ma sono i principali settori che ci permettono di capire un attimo quale discipline chiamiamo in ballo quando ci poniamo questa domanda. Naturalmente le fonti scritte, le fonti etnografiche, l'archeologia, l'archeometria, l'archeozoologia, l'archeobotanica, che appunto sono le fonti materiali. Mentre le prime due sono le fonti, diciamo, immateriali. Gli studi emersi dalle discipline specialistiche consentono quindi di ricostruire coltivazione e gli alimenti consumati nel passato. Ora ci sono alcune brevi finestre, diciamo, queste sulle fonti scritte, quelle classiche, Colomella, Virgilio e così di seguito. Poi abbiamo le fonti iconografiche, Pompei, gli affreschi, ma non solo, anche i mosaici. Qua vediamo un mosaico, ad esempio, con diversi grappi d'uva, cesti di fichi, melograni, tutta una serie di piante che c'erano indicazioni di su quello che veniva coltivato e su quale frutta veniva portata praticamente sulle mense, diciamo, romane. Quelle archeologiche, qua siamo su uno scavo fatto qua vicino a noi, praticamente a Sant'Agata Bolognese. Questi sono i resti, diciamo, le fondazioni della villa romana. E già in primo piano si vede, ad esempio, il basamento che è di un torcular che vediamo sulla destra verticale e invece la base quadrata sulla sinistra, che sono due torchi, uno verticale e uno orizzontale. Ecco, qua abbiamo un disegno ricostruttivo del torchio verticale col basamento sulla destra e si vede che era proprio a vite, un po' come sono i torchi attuali, che veniva poi spremuto, diciamo, l'uva pigiata che andava dentro dei grossi vasi, i doli famosi. Qua abbiamo il doliarium, cioè una parte della villa. Qua abbiamo soltanto praticamente il fondo di questi grossi vasi interrati, perché la parte alta è stata, diciamo, spezzata, rovinata dalle arature in cui veniva messo il vino che veniva poi commercializzato, diciamo, in tutta la pianura padana e in tutta Italia. In questa villa è stato molto interessante lo scavo di un pozzo che si trovava al centro, diciamo, del cortile, perché all'interno del pozzo si sono trovati diversi resti che hanno permesso di descrivere l'evoluzione del territorio, perché il pozzo è come una trappola che cattura tutto ciò che trova intorno, specialmente nella fase di abbandono quando si riempie. E quindi abbiamo tante immagini per ogni livello e queste immagini praticamente
vanno a descrivere le singole fasi come le fotografie, diciamo, le diapositive di un film che via via passando davanti costruiscono il film nel suo insieme con l'evoluzione del paesaggio, dalle fasi più antiche a quelle più, diciamo, moderne. Ecco, questa immagine è molto particolare perché è stato uno scavo abbastanza complesso di questo pozzo. Vedete che il pozzo è qua al centro, non so se riuscite a vedere la freccetta, è dove c'è praticamente il mezzo meccanico che era sceso praticamente 5-6 metri sotto, è stato fatto un buco, messo in sicurezza con le pareti scossese 40x40, il pozzo l'ho trovato al centro, è stato smontato pietra per pietra ed è stato raccolto tutto ciò che abbiamo trovato dentro il pozzo, tutto il terreno che è stato poi setacciato per trovare i resti che ci hanno permesso di costruire l'evoluzione del territorio. Ecco qua vedete alcune fasi di scavo, che si è fatto una scala, diciamo, umana, praticamente si passavano i secchi pieni di terra che erano il contenuto del pozzo, qua vedete il pozzo che nella parte più profonda praticamente naturalmente contiene ancora acqua. Il pozzo come i canali sono molto importanti dal punto di vista delle ricerche archeologiche, botaniche e biologiche in senso lato, perché l'acqua rimane anche se il pozzo è chiuso e tombato, e questo permette, essendo l'ambiente umido, a tutta una serie di reperti conservarsi molto bene e che in ambiente secco si rovinerebbero. Ecco qua vedete appunto sulla destra nella parte alta delle assi in legno, mentre nella parte sotto vedete già tutta una serie di recipienti, diciamo di brocche o catini praticamente in rame, quindi tutta una serie di strutture molto ben conservate che attualmente sono musealizzate presso il comune di Sant'Agata Bolognese. Qua un particolare delle brocche, vedete con l'acqua dentro, appunto, e questo tondo è un fondo di secchio in legno e sotto abbiamo un femore invece di bovino. Quindi già vedete qua, così proprio visivamente, come abbiamo una serie di informazioni sui tipi di legni usati, sugli animali che allevati su recipienti in cui veniva messo acqua, vino o diciamo bevande di diverso tipo. Ecco, questa è una brocca in rame molto bella praticamente, e ce ne sono molto poche, se ne sono ritrovate, e vedete che c'è il manico aggiunto ed ha permesso insomma di datare un livello molto diciamo più anticamente di quello che si pensava. Ecco, poi cosa si è cominciato a fare? Ecco, in questo caso si è cominciato a setacciare, quindi con setacci si è cominciato a lavare tutto quanto in modo da andare a isolare i reperti. Qua vedete ad esempio un dente di un bovino, le conchiglie o diversi semi, semi di pesca, semi vinaccioli per ciò che riguarda l'uva e semi di melone. Ecco, dopo vedremo poi nelle diapositive finali un po' riassuntive, in cui si va appunto a illustrare tutti questi reperti trovati anche in altri siti. Questo è uno dei tanti siti studiati, e questo però, il frumento di melone, è come seme, uno dei più antichi in pianura padana, forse il più antico, datato al ciclo 14 del primo d.C., quindi in queste zone già nel primo d.C. si coltivava il melone ed è attualmente zona tipica di questa pianta. Questi invece sono ad esempio sempre vinaccioli, ma la cosa interessante è l'immagine che trovate sulla sinistra, che è un vinacciolo carbonizzato, quindi questo c'è un'ulteriore conferma della vocazione vitivinicola praticamente dell'area e dell'intera azienda agricola in età romana. Altri, diciamo, strumenti molto importanti per sono le analisi chimiche sui resti del recipiente, le incrostazioni per capire quali cibi contenevano, le datazioni anche ciclo 14 per darne l'età e così via. Le analisi archeologiche, quindi dei resti animali, in cui vedete qua in alto a sinistra un particolare esempio di taglio di una scapola, oppure le corna di caprino e invece suine per ciò che riguarda l'allevamento. Ecco, poi invece passiamo all'archeobotanica, che è un po' la nostra disciplina, quella che ci caratterizza. Noi cosa possiamo studiare delle piante? I pollini, praticamente, che tutti quanti conosciamo, specialmente in questo periodo in cui iniziano un po' le diverse allergie, i semi, i frutti e diciamo i legni. Ogni pianta ha un legno diverso che ci permette di risalire appunto alla tipologia di legni con cui è fatto un certo manufatto. Ecco qua portiamo qualche altro esempio di scavo. Qua siamo nella villa romana di Negrari, di Valpolicella a Verona, una villa molto bella in cui abbiamo trovato diversi vinaccioli all'interno di fossati e tutta l'altra serie di cereali, ma questo è il fossato praticamente chiuso, però c'erano anche degli affreschi, scusate, dei
non degli affreschi, ma dei mosaici molto belli. Qua vedete, ad esempio, un fagiano, quindi questo naturalmente si rifà anche alla cacciagione, cioè agli animali, ai volatili che poi venivano portati. Diciamo sui piatti praticamente romani e nelle diverse mense. Qua invece siamo a Gato Veronese, via Claudia Augusta, la sezione, e questo invece è lo scavo delle necropoli. Anche le necropoli sono molto importanti. Qua sono due immagini di necropoli a Modena, la necropoli di Modena Sassuolo, Monfarmosa, e la necropoli di via Emilia, via Cesana, perché anche nelle necropoli si trovano, insomma, diversi reperti carbonizzati molto importanti per, come offerte votive per costruire gli usi e costumi, diciamo, dei romani. Ecco, qua vicino a questa alla Trauer, questa cassuola di scavo archeologico, vedete che c'è una struttura tonda, che sto evidenziando col puntatore. Questo è un fico carbonizzato, ma avremo modo di vedere questa immagine anche di seguito. Adesso andiamo a vedere un breve excursus delle principali coltivazioni, delle principali piante che erano coltivate, diciamo, in età romana. I cereali, qua vedete alcune cariossidi che abbiamo trovato. Queste sempre in tombe a cremazioni, sia di grano, appunto, ma anche il polline che vedete in parte nella figura centrale, che è tipico, molto ben riconoscibile al microscopio, e ci permette appunto di dire che queste erano delle coltivazioni più diffuse in età romana, come l'orzo, di cui vedete sempre qua il polline, diciamo, e la cariosside, o anche come il miglio. Qui vedete sempre la cariosside e praticamente diciamo anche il polline. Considerate che come cereali in età romana c'erano almeno 7-8 tipi di cereali coltivati, oltre al grano, l'orzo, il miglio, c'era il panico, la segale, il sorgo. Quindi c'era tutta una serie, poi del grano ce n'erano diversi tipi, c'era il farro, il piccolo farro, lo spelta, eccetera, eccetera, e grani vestiti e grani nudi. Quindi c'era una varietà molto maggiore di quella attuale, perché per affrontare le stagioni avverse si andava a piantare più tipologie di piante, in modo che se la stagione era negativa per una, poteva essere positiva per l'altra. Cosa che invece noi oggi, oltre alla crisi climatica, abbiamo il problema che andiamo verso sempre più a monocolture. Se voi guardate, abbiamo il grano, un po' di sorgo e qualche campo di mais e nient'altro praticamente, almeno dal punto di vista dei cereali. Poi vabbè, abbiamo eventualmente la barbabietole medica, eccetera, eccetera, però dal punto di vista dei cereali, da 7-8 cereali di età romana siamo passati, diciamo, a 3 cereali. Quindi c'è stata una grossa diminuzione varietale per ciò che riguarda le tipologie, diciamo, di queste piante. I romani cosa ottenevano da queste piante? Ottenevano diverse cose, minestre, zuppe, ma adesso ho messo un'immagine, molto particolare, anche il pane. Il pane noi siamo abituati a vedere soltanto a Pompei, praticamente, invece questo è un pezzo, di pane trovato in una necropoli, diciamo, nel Modenese. Quindi vedete che naturalmente carbonizzato, e questo ne ha permesso la conservazione, non è intero perché manca la parte, diciamo, superiore o inferiore, dipende da quale diapositiva vediamo, ma come vedete sono insomma 12 diciamo centimetri, quindi insomma un pezzo di pane di una certa consistenza che era stato messo sulla pira come offerta, diciamo, per il morto. Ecco, poi abbiamo altre coltivazioni molto importanti in età romana, sono le leguminose, che erano molto più diffuse di adesso, in particolare sempre per le zuppe, la fava, la vice fava, vedete sia diciamo, il legume, il seme, ma anche il polline che è un po' sbiadito, diciamo, sotto. Ecco, la fava, considerate che in età romana c'era soltanto la fava piccola, che sarebbe il favino, mentre la vice fava, quella più grande che si vende e si trova ancora oggi, diciamo, in commercio, appunto, che l'uomo utilizza dal punto di vista alimentare, praticamente si differenzia nel Medioevo, quindi molto più tardi. Queste sono le lenticchie. Le lenticchie le abbiamo trovate in tanti posti, anche ad Aquileia, ad esempio a Fondi Cossar, le abbiamo trovate sempre a Modena, ma i legumi erano molto più coltivati di quello che sono coltivati oggi. A Modena, fra le leguminose, abbiamo trovato anche, ad esempio, il lupino, la cicerchia. Considerate che attualmente le leguminose non si coltivano più, però invece anche il ceci e così via, in età romana erano molto coltivate anche in pianura padana, quindi non sono coltivazioni mediterranee come uno potrebbe pensare, ma sono coltivazioni che vengono tranquillamente anche qua da noi. Se uno adesso, per dire che la stagione è giusta, pianta lenticchie, ceci, tutto, oltre vabbè, i piselli, che quelli sono molto più diffusi e così via,
trova tranquillamente, diciamo, raccoglie tranquillamente queste piante e le può conservare, diciamo, per l'inverno. I fagioli, come sapete, c'era solo un fagiolo che è di origine, diciamo, autoctona, che è il fagiolo dell'occhio, mentre tutti gli altri invece sono di origine americana. È famoso il quadro del Caracci, che è stato fatto un attimo prima della scoperta dell'America, in cui appunto il macciatore di fagioli si vede dove c'è l'ilo, il punto d'attacco del fagiolo, che è un cerchietto nero, per quello viene chiamato fagiolo dell'occhio, che era l'unico fagiolo che c'era anche, diciamo, in età medievale. Poi dopo arrivano naturalmente tutti i fagioli dell'America, è tutta un'altra storia. Ecco, qua trovate ad esempio il cece, come vi dicevo, che queste sono coltivazioni, foto che abbiamo fatto in parcelle sperimentali, ad esempio a Montale. La canapa. Della canapa si trovano, diciamo, raramente i semi, ma molto spesso il polline, che è un polline molto caratteristico, che ne conferma la sua origine addirittura già dall'età del bronzo, quindi già praticamente dal 1200-2003 si trovano i primi resti, i primi polline, praticamente avanti Cristo, nei nostri territori. Il noce, quindi adesso passiamo alle piante arboree, queste sono noci carbonizzate, conservate, trovate sempre nelle necropoli, oppure si possono trovare anche i polline, e in alto vedete invece il legno del noce, che è molto tipico e molto particolare. Qua vedete invece il nocciolo, altra pianta molto diffusa che veniva utilizzata sia come frutta secca, ma anche eventualmente per l'olio che se ne ricavava. Al centro vedete una nocciola, diciamo, romana, e invece sulla destra un polline, che è un polline triporato, che ha caratteristiche molto particolari come il legno, e questi grossi fasci che permettono di distinguerlo dalle altre essenze. Qua invece abbiamo il pino da pinoli, che è molto più diffuso, oltre che nelle zone costiere, anche essendo durante, diciamo, a cavallo fra il primo e il primo avanti e il primo dopo, e anche durante tutto il secondo dopo Cristo, il clima è migliorato, diverse tipologie di vite, varietà di vite che non potevano essere coltivate prima per il freddo, perché proveniamo da un'età etrusca più fredda dell'età romana, praticamente si iniziano a coltivare, e questo permette anche la diffusione, ad esempio, molto di più in pianura padana, specie nelle zone collinari protette, un po' come c'è oggi, dell'olivo, ma anche il pino da pinoli, di cui qua vedete sia un polline, sia praticamente il pinolo. È una squama. Qua abbiamo il pesco che si è trovato in diversi posti, praticamente negli ultimi studi fatti l'abbiamo trovato ad esempio ad Aquileia, città importantissima d'età romana, ma l'abbiamo trovato anche nel famoso pozzo che abbiamo visto prima, nei livelli di primo dopo Cristo. Il pesco arriva proprio in questo momento, diciamo nel primo dopo Cristo, viene portato e subito coltivato in pianura padana. Possiamo, è anche appunto qua, diciamo, nel nostro territorio, in questo caso Sant'Agata Bolognese. Ricordiamo anche che il pesco, ad esempio, è l'albero che è il simbolo dello stemma del Comune di San Giovanni in Persiceto. Quindi, diciamo, queste tradizioni risalgono all'età romana, perché appena il pesco viene introdotto, diciamo, in Italia, subito in pianura padana si inizia la sua coltivazione. Abbiamo ad esempio il prodotto domestica, il susino, anch'esso praticamente largamente diffuso in età romana, come il ciliegio. Qua vedete il Prunus avium, quindi il ciliegio dolce. Ecco, poi abbiamo, come vi dicevo prima, la vite, vite che è diffusissima, abbiamo trovato in tantissimi contesti. Qua vi posso citare velocemente quelle che qua sono messe in evidenza. Ad esempio, abbiamo in basso a destra dei tralci di vite carbonizzati, che vengono da Negran in Valpolicella. Abbiamo il famoso aceno di Sant'Agata Brognese del Pozzo, e abbiamo trovato anche diversi vinaccioli, praticamente ad esempio ad Aquileia, ma qua abbiamo i pollini, ma in tantissimi, diciamo, studi. Quindi probabilmente la vite era molto diffusa. Lo dimostra anche l'impianto delle vigne di Sant'Agata Bolognese, che era proprio dedicato alla produzione praticamente del vino, come ha dimostrato la presenza appunto dei torchi, il ritrovamento dei vinaccioli e di materiale carbonizzato di vite all'interno del pozzo, ma anche la zona di Doni in cui veniva immagazzinato e, diciamo, conservato il vino. Il fico, di cui qua vediamo i semi, ma vediamo anche, diciamo, il cicogno, che è un falso frutto. Il frutto invece praticamente sono quei semetti che noi chiamiamo semi là in alto, carbonizzati, perché sono stati messi su pire funebri come offerte votive.
Ecco, qua abbiamo il melone, che vi dicevo prima, la sua diffusione, diciamo, in pianura è molto rilevante già a partire addirittura dall'età del ferro, quel polline che ho messo è un polline che abbiamo trovato spina. Quindi adesso non è proprio romano, però era interessante perché a livello pollinico nei contesti archeologici si trova molto poco, diciamo, il melone, perché è in produzione entomofila e non è anemofila, quindi non dal vento, che le piante in produzione anemofila producono molto più polline. Quindi, diciamo già nel Ferrarese, che è una zona tipica del melone in età etrusca, il melone veniva coltivato come testimonia la presenza letteralmente di questo polline. E da noi, diciamo, letteralmente più antichi risalgono invece all'età romana. Abbiamo poi anche tutta una serie di piante da orto, di cui abbiamo il polline che è tipico. Qua vedete abbiamo l'insalata, la cicoria. Come abbiamo anche una serie di piante ornamentali, infatti spesso si trovano anche i polline, ad esempio, di rosmarino. Più difficilmente, insomma, si trova il legno del rosmarino, oppure la salvia officinalis. Qua vedete sempre l'immagine di un polline, praticamente della pianta, che è assai diffusa anch'essa, diciamo, in età romana come pianta aromatica. Ecco, dallo studio, diciamo, dei polline abbiamo tutta una serie di dati anche sull'ambiente, ad esempio sull'incolto, la presenza di specie antropiche, ma anche la presenza di aree destinate a prato pascolo, in cui troviamo grosse concentrazioni di polline di graminacee, cicoroidee, ma anche di spore di polline coprofili che si formano praticamente sugli escrementi degli animali. Quindi questo ci conferma l'allevamento di bovini, pecore e tutta una serie di animali che anch'essi poi entravano a far parte, diciamo, della mensa, cioè dell'alimentazione. Non ultima il discorso anche della caccia. Noi studiando i polli ne abbiamo individuato come in alcune zone, ad esempio in un'area di San Giovanni verso Bologna, avendo un tasso, una presenza molto elevata di piante tipiche del bosco, querce, carpini e così via, probabilmente in quella zona c'era un bosco. Cioè i romani lasciavano zone a bosco praticamente per rifornirsi di legna, ma anche per utilizzare queste aree per l'allevamento dei bovini, scusate, dei suini che mangiavano le ghiande, o anche per la caccia, per i cervi e così via. Dallo studio che si è fatto si sono individuate anche la presenza di diverse zone umide in cui c'erano appunto uccelli, come vedete anatre, ma anche trampolieri di cui si cibavano anche delle cicogne o altri animali che noi oggi attualmente pavoni non mangiamo, che poi citerà Federica, diciamo, nella seconda parte dell'intervento. Ecco, nella parte umide naturalmente c'erano anche i pesi, pesi che vengono poi anche, da cui insomma si riesce anche a dedurre queste informazioni appunto da mosaici o da immagini dipinte, di affreschi. Qua abbiamo diverse tipologie di pesi in cui un esperto di ittica, insomma, ne conoscerebbe tanti. E noi praticamente trovando queste zone umide andiamo a confermare tutto ciò. Ecco, come ultima cosa, vediamo alcune immagini, diciamo, ricostruttive, praticamente basandoci sui dati degli scavi effettuati. Ecco, qua appunto era la villa che prima di Sant'Agata Bolognese, qua abbiamo appunto il pozzo con tutti i dati che abbiamo recuperato, sia a livello archeologico ma non solo, siamo riusciti a ricostruire come probabilmente era la villa. Ecco, qua vedete che c'è un muro, diciamo, di cinta con dei contrafforti. Che adesso spero che si veda la freccia, corrisponde a questa zona qua. Questa zona invece dove abbiamo il doglio, il torchio orizzontale e verticale è praticamente coperta. Infatti vedete, non so se si vede qua, dove c'è la freccia, qua si vede il torchio appunto verticale. Al centro abbiamo il pozzo. Abbiamo una serie di alberi, querce, ma anche noci, perché abbiamo trovato proprio dei livelli di foglie nel riempimento del pozzo, pieno di querce, di noce appunto, oppure di foglie di quercia. Quindi questo ha confermato la presenza di questi alberi probabilmente nel cortile. Qua in questa zona coperta praticamente abbiamo il doliarium. Questi sono appunto i doli in cui veniva messo appunto il vino che veniva ottenuto dalla lavorazione delle piantate, cioè delle vite maritate a tutore vivo, come scrive Plinio, Columella, tutti diciamo gli storici dell'agricoltura romana, in cui c'erano appunto le piantate maritate a tutore vivo, che poteva essere olmo, salice, pioppo, insomma diversi tipi di piante che davano insomma questi prodotti, che venivano poi usato questo legname anche per la combustione del fuoco e così via. Ecco, questo come probabilmente appariva il paesaggio centuriato prima del Medioevo, perché durante il Medioevo naturalmente diverse esondazioni, fiumi e così via, hanno determinato l'allagamento e l'impaludamento di diverse zone.
per cui alcune zone sono ancora rimaste sistemate come attualmente sono, come erano in età romana, altre invece i diversi detriti portati dai fiumi, il livello romano c'è, ma è sotto diversi metri. Ad esempio, Sala Bolognesi, il livello romano è stato sotto a 9 metri, è stato trovato a Modena, che è l'impianto, anche se ha una forma molto particolare che richiama l'impianto romano, invece il livello romano è 6-7 metri sotto. Quindi il Secchi e Panaro, praticamente in 1500 anni a Modena, hanno portato 6-7 metri, diciamo, di sedimento terroso. Invece, fra San Giovanni e Sant'Agata, più o meno, per chi non del posto dove c'è oggi la Lamborghini, siamo ancora in piena area centuriata. Rimane proprio ancora questa sistemazione con le centurie, infatti tutte le strade con cardine decumano sono ad angolo retto, praticamente gli incroci stradali. Ecco, io mi fermerei qua con l'intervento, lascerei la parola a Federica, passiamo dai prodotti dei campi e degli orti alle mense e vediamo un attimo come i romani utilizzavano tutto ciò che veniva prodotto dall'agricoltura e come lo portavano sulla mensa, in quale modo e come mangiavano. Tolgo questo. Eccomi. Buonasera a tutti. Qualcuno mi dice se mi sentite, così sono più tranquilla. Sì, ti sentiamo. Perfetto, grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Comincerei subito direttamente con la mia presentazione perché ho talmente tante cose da dire che non saprei veramente da quale partire. Allora, intanto volevo cominciare con una novità, che è questa. Ecco, probabilmente l'avete sentito tutti in televisione, anch'io l'ho sentito su Rai News 24 prima di prepararmi per questa conferenza, questa sera all'ora di cena. E oggi pomeriggio il governo italiano ha presentato ufficialmente la candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Questo secondo me è un passo molto importante. Adesso non ho ancora trovato, insomma, il documento ufficiale di candidatura perché sono molto curiosa di leggerlo. Hanno coinvolto il professor Montanari, che insomma è una garanzia di attendibilità per questa candidatura. Ho trovato solo nel comunicato stampa sul sito del Ministero dei Beni Culturali, un piccolo comunicato, vi leggo pochissime righe. La cucina italiana non è solo cibo o un semplice ricettario, ma anche un insieme di pratiche sociali, abitudini e gestualità che portano a considerare la preparazione e il consumo del pasto come momento di condivisione e incontro. È il rito collettivo di un popolo che concepisce il cibo come elemento culturale identitario. Già su questo piccolo pezzo avrei alcune critiche da fare. Comunque, non voglio essere cattiva già da subito, però mi sembra che questo concetto sia un concetto che si possa applicare abbastanza bene anche al mondo dell'archeologia, no? Questo insieme di pratiche sociali, abitudini e gestualità. Il consumo del pasto come momento di condivisione e incontro, cioè cercare tutte queste connessioni tra le pratiche sociali, le abitudini e le gestualità, in realtà è come fare uno scavo archeologico in quella che è la nostra memoria e il nostro patrimonio alimentare. Quindi auguri per questa candidatura. Bene, veniamo noi. Io parlerò in un certo senso delle stesse cose che ha illustrato Marco, però direttamente da un punto di vista proprio legato a quella che era l'alimentazione. Proprio partendo anche da un approccio sperimentale, scientifico sperimentale, per vedere come possiamo noi e come, perché e se funziona oggi il tentativo di ricreare, riproporre o riassaggiare un piatto della cucina antica. Cominciamo da questo meraviglioso mosaico che è
conservato a Città del Vaticano ed è un mosaico di quelli che venivano realizzati negli ambienti nei quali a Roma antica, in età imperiale, in questo caso, si era usi consumare i banchetti. E già questo riassume un po' quelli che erano i tipi di alimenti mangiati più di frequente nelle occasioni più importanti. Vediamo molti resti di pesce, e, ad esempio, vediamo al centro esattamente dello schermo il guscio di un gamberone o un pesce simile. Vediamo a destra e a sinistra due mezzi ricci di mare, varie altre chele o di gamberi o di granchi o di aragoste, conchiglie di vari tipi. Vediamo però anche degli elementi vegetali, un grappolo d'uva sulla sinistra, sopra un fico, già citato varie volte da Marco, questo qua su verso il centro, secondo me potrebbe essere una testa d'aglio, altre ciliegie sulla destra. E in basso un meraviglioso topolino che sta rosicchiando una noce. Ci sono anche altre varie nocciole, insomma, un patrimonio gastronomico già abbastanza vasto. E spunta anche nell'angolo in basso a destra la zampa di un fagiano o di una gallina, un animale di questo genere. Ecco, secondo noi, questa è una ricostruzione di una villa rustica romana. Secondo noi, la questione del punto di vista è molto importante perché quando ci si avvicina, ci si volta verso il passato, tendiamo spesso a sovrapporre le nostre idee, i nostri desideri, le nostre abitudini, tendiamo a sovrapporle a quelle delle persone che ci hanno preceduto nel tempo. Cerchiamo quindi, non riusciamo spesso a vedere le cose con un occhio abbastanza neutro, insomma, per poter cercare di capire il passato in un modo non già prevedibile. Ecco. Infatti, se solo confrontiamo queste due immagini, capiamo la differenza. Questa è la ricostruzione della villa rustica e del paesaggio rurale come ce lo immaginiamo. Paesaggio rurale romano, e questo invece era come nell'antica Roma veniva rappresentato. Antica Roma, per modo di dire, perché questo è il Codex Arcerianus che viene dall'ambito del Mediterraneo ed è stato redatto probabilmente nel IV-V secolo, quindi siamo già in una fase piuttosto tarda, insomma, della civiltà romana. Però questa era la tradizione romana di come si rappresentavano, come essi stessi romani rappresentavano il paesaggio culturale. Questa bellissima immagine in alto a sinistra, vediamo come veniva rappresentato una coltivazione a terrazzi di un pendio e sopra con delle bellissime spighe di cereali. A destra e sotto vediamo dei terreni agricoli, soprattutto quello in basso, interessante perché è la rappresentazione di un podere agricolo di età romana. In secondo piano c'è l'abitazione, un corso d'acqua che attraversa tutta la proprietà e nella parte bassa vediamo un muro di sassi sovrastato da uno steccato in legno con un filare di alberi e due tempietti all'estremità, con le montagne sullo sfondo, quindi una rappresentazione molto molto dettagliata. Tra la ricostruzione ideale nostra e l'autorappresentazione fatta dagli antichi, per fortuna abbiamo il dato oggettivo, che è quello che ci viene, il dato oggettivo ci viene dall'archeologia, come ad esempio in una villa rustica come questa, a Monte Nero Domo, il sito di Iuvanum, oppure come in questo sito di Castello di Serravalle vicino a Bologna, dove è stato scavato, come Marco vi ha già fatto vedere, dei doli, ve ne faccio vedere uno anch'io. Questo è a Castello di Serravalle, in basso c'è questa fotografia che ci fa capire la dimensione del doglio rispetto alla dimensione di un uomo, e vorrei sottolineare anche la grande capacità artigianale degli antichi, perché hanno realizzato questo recipiente che veniva utilizzato in una delle fasi produttive del vino, che conteneva 40 anfore, circa 1000 litri, era stato realizzato interamente a mano e cotto anche all'interno di un forno, probabilmente realizzato appositamente per
cuocere questo grande dono, insomma, quindi anche un capolavoro dell'artigianato era. L'archeologia ci dà tantissimi dati oggettivi su quella che è la storia, come dire, la piccola storia, come la chiamavano gli storici francesi, del primo Novecento. La piccola storia che non è la storia dei grandi eventi, delle grandi battaglie, ma è la storia della vita quotidiana dei contadini che coltivavano i loro campi con le zappe, i rastrelli, i badili, i falcetti, come sono quelli della foto in alto. Oppure utilizzando, come vedete nella foto in basso, quelli in basso sono oggetti sempre di Mercatello vicino Bologna, utilizzando questa macina per macinare i loro cereali, oppure attaccando al collo delle loro pecore questo campanaccio. Quindi una vita quotidiana molto semplice, molto legata all'agricoltura. L'archeobotanica ci aiuta moltissimo nel capire qual era il rapporto, come l'ha già detto Marco prima, su qual era il rapporto tra l'uomo e il paesaggio agrario, perché abbiamo a disposizione sia i legni, sia i cereali e i legumi e altre piante carbonizzate, sia il polline, quindi possiamo facilmente, facilmente insomma, possiamo arrivare a ricostruire abbastanza bene quelle che erano le caratteristiche dell'ambiente nel quale questi uomini di un passato così lontano vivevano. Abbiamo già visto anche con Marco prima il favino carbonizzato. Ecco, i legumi, parliamo un po' del ruolo di questi alimenti nella dieta romana. I legumi erano consumati moltissimo insieme ai cereali. I romani amavano moltissimo mangiare la verdura, verdure di ogni genere, perché era un fatto anche culturale per quella che era il rapporto che avevano con il territorio, perché al centro della cultura e dell'economia romana c'era la città. La città era il centro, era il fulcro, era il punto più importante e allontanandosi dalla città c'era la campagna, come una struttura come a cerchi concentrici, no? Al cuore della città, poi ci si allarga, intorno alla città ci sono i campi coltivati. I campi coltivati sono quelli del pius agricola, cioè del veterano delle battaglie che tornava a casa e riceveva, come in tutta la zona della centurione, riceveva denaro e un terreno da coltivare. Questa era la massima aspirazione per il romano, avere intorno a sé il proprio piccolo podere ordinatamente coltivato. Questo era l'ideale della Repubblica, ecco, quindi il pius agricola era il contadino esemplare che ordinava i propri campi in modo perfettamente simmetrico e ne ricavava di che sostenersi. Che cosa coltivavano? Come abbiamo visto dai dati dell'archeobotanica e come troviamo anche nei documenti, come ad esempio nei testi sull'agricoltura di Varrone, negli altri testi sull'agricoltura di Columella e anche Plinio il Vecchio, che ha scritto molte lettere molto importanti, questi però erano nobili possidenti, comunque la gestione delle proprie possessioni, dei propri poderi, delle proprie proprietà agricole era una cosa alla quale i romani tenevano moltissimo. Producevano derrate alimentari e le commerciavano, proprio un'attività organizzata nei minimi dettagli. Torniamo ai contadini. I contadini coltivavano e consumavano cereali, legumi e altri ortaggi, soprattutto cavoli, cipolle e lattughe. Questi erano alimenti che ai romani antichi piacevano moltissimo. Ed è anche un modo ottimo di nutrirsi, no? Perché tutti sanno oggi lo sappiamo, ma loro lo avevano capito senza saperlo, che consumare cereali e legumi insieme aiuta moltissimo il nostro organismo a ricavare delle buone quantità di ferro, perché i legumi sono ricchi di ferro, però per sfruttare per il nostro organismo questo ferro vanno consumati insieme ai cereali. Cereali e legumi che venivano consumati insieme, ma spesso anche macinati insieme. Nell'antica Roma si preferiva conservare i cereali e i legumi secchi, conservarli interi, non macinati, perché così era possibile arieggiare. E infatti è prescritto, ad esempio, nel testo di Columella,
nel De Rerum Agricolae c'è scritto che vanno proprio arieggiati tutti i giorni per evitare la formazione di muffe. Con dei cereali essiccati più facile, naturalmente con la farina la conservazione è molto più complessa. Quindi nell'antica Roma i cereali e i legumi venivano conservati interi e macinati solo all'occorrenza. Con queste farine, e spesso venivano anche mescolati durante la macinazione cereali e legumi, si poteva fare del pane o della puls, la famosa polenta dei romani, a seconda della diversa percentuale di cereali o di legumi all'interno della farina. Andiamo avanti, che riprendiamo questo concetto dopo. Ecco, come diceva Marco, i ceci a sinistra, i piselli a destra, li vedete, qui ve li ho presentati sia freschi che carbonizzati, come li troviamo oggi naturalmente, perché se non sono carbonizzati è un po' difficile che si conservino, e naturalmente in queste fattorie, in queste ville rustiche, il fatto che si potesse appiccare, si potesse, come dire, potesse nascere facilmente un incendio, ha fatto sì che troviamo molti resti di questo tipo. Anche la frutta fresca era utilizzata, questi sono naturalmente i datteri a sinistra, i fichi a destra, le mandorle sotto, che vengono da Ercolano. Sotto ci sono due immagini, due bellissimi affreschi che sono in questo momento sono in mostra a Bologna, nella mostra sui pittori di Pompei. Gli ortaggi e le verdure, l'ho detto anche prima, amavano moltissimo le verdure. C'è un piccolo problema però, la conservazione delle verdure, perché abbiamo detto che i cereali e i legumi si possono essiccare e lì va bene. Le cipolle hanno una conservazione molto abbastanza facile, insomma, ma quelle che vedete a destra, che sono antichissime varietà di lattughe del Parco Nazionale della Maiella, le lattughe non si conservano molto, ma i romani però avevano a disposizione il sale e conservavano sotto sale la frutta e pure sia la verdura che la frutta. Anche le mele le conservavano a volte sotto il sale. Non so il risultato, però insomma si innescava sicuramente la fermentazione, quella tipica dei crauti, perché i crauti sono fermentati, e la lattuga e altre verdure venivano conservate sotto sale. Sui cereali ci sarebbe moltissimo, moltissimo da dire, ma l'ha detto Marco prima, le varietà che usavano i romani erano molte più di quelle che utilizziamo oggi. E questo perché loro cercavano di coltivare cereali anche in posti più caldi, più freddi, e anche in luoghi che erano a un'altitudine maggiore o un'altitudine molto bassa. È per questo che avevano tante varietà che potevano adattarsi ai diversi ambienti. I cereali minori erano importantissimi, ad esempio il miglio, ma anche l'orzo, e anche insomma tutta la grande famiglia dei cereali minori. Ecco, pane o puls, finisco il discorso che avevo iniziato prima. Anche quello lassù in alto a sinistra è un affresco pompeiano che è in mostra a Bologna. La mostra è prorogata di un mese, quindi direi che si è aperta anche tutto aprile, non mi ricordo più, comunque è stata prorogata. Quelli sotto invece sono pani originali che vengono dalla zona di Pompei ed Ercolano. Pane o puls, qui sta appunto la differenza tra il romano ricco, il romano povero, il romano di città e il romano di campagna. La puls veniva fatta soprattutto quando si macinavano dei misti che contenevano per lo più legumi, perché naturalmente con i legumi non si può fare il pane. Quello che dà la possibilità di fare una pagnotta che lieviti e che non si sbricioli è la presenza di glutine. Il glutine è contenuto soprattutto nel frumento, anzi esclusivamente nel grano, insomma nel frumento. Il pane si faceva soprattutto nelle città, questo perché c'era da un lato il problema del forno, perché bisognava avere un forno efficace per cuocere del pane, e dall'altro appunto perché nelle città
c'era una capacità economica maggiore ed era possibile acquistare delle farine solo di cereali, con le quali era possibile che si innescasse il processo della lievitazione, perché naturalmente non posso far lievitare una farina che non contenga una sufficiente quantità di glutine. Quindi dipendeva da questo. Il pane si faceva se la farina aveva abbastanza forza, come si dice oggi, altrimenti si faceva una bella polenta. Questa pulse è il cibo che ha in realtà accompagnato l'alimentazione di tutto l'impero romano, ma anche prima. È anche un'eredità greca questa zuppa. Cosa c'era dentro queste zuppe? L'ho già detto anche troppe volte, è un insieme di cereali e di legumi che venivano interi o macinati molto grossolanamente, come il farro spezzato ad esempio, che venivano cotti ad agio nell'acqua insieme ad altre verdure, che potevano essere cavoli, cipolle, porri, cavoli tra l'altro di moltissima varietà, altre erbe selvatiche, e bollite lungamente e, se era possibile, integrati anche con un pezzo di carne che veniva conservata con il fumo e con il sale. Questo era un sistema, quello della bollitura della carne, che all'interno della pulse, che dava la possibilità sia di insaporire questa zuppa, sia di togliere l'eccesso di sale dalla carne. Ecco, ne approfitto per fare una piccola parentesi che mi sembra molto importante. Noi siamo abituati a pensare, c'è un pregiudizio, insomma, che è quello che nell'antichità e nel Medioevo si mangiasse della carne avariata. Questo non era assolutamente vero, perché la carne era l'alimento più costoso in assoluto. Già in età romana e successivamente in età medievale gli animali arrivavano nelle macellerie vivi, perché non era possibile nemmeno pensare di arrivare a fine giornata con della carne che non si poteva consumare, anche perché già in età romana e anche nei secoli successivi c'era una legislazione molto rigida e molto severa che vietava ai macellai di tenere nella macelleria delle carni avariate o mal conservate. Questo per un semplicissimo problema di salute pubblica. Non si poteva rischiare di intossicare la popolazione o, peggio ancora, di innescare delle epidemie. Come si conservava questa carne? Il sistema più economico era quello della salagione. Copriamo la carne di sale, così non va male. Poi, dopo averla ben salata, veniva appesa all'interno delle cucine, che sappiamo non avevano la cappa come i camini del Medioevo, ma il fuoco era un fuoco libero all'interno dell'ambiente, quindi la fumicatura spontanea, diciamo così, aiutava moltissimo la conservazione. Però questa esposizione al fumo e questa esposizione al sale cosa faceva? Toglieva tutta l'umidità che c'era nella carne, quindi per renderla nuovamente commestibile andava prima bollita e poi, se lo si voleva, arrostita o sottoposta ad altre cure. Ecco perché queste zuppe diventavano così saporite. Sul paragone con oggi ve lo dico dopo. Andiamo avanti. Ecco, l'uva, ne ha già parlato Marco, l'uva era l'elemento caratterizzante anche del nostro paesaggio culturale, sia nella pianura che più su, verso la collina. Il palo nelle nostre zone era il palo verde, cioè come sostegno, come tutore si usavano degli alberi, il cui legno poi veniva utilizzato, e questa è una differenza sostanziale rispetto alla coltivazione dell'uva che si faceva in area mediterranea, soprattutto in area greca, in area cretese, insomma nelle aree circummediterranee, dove si prediligeva il palo secco. Questa è una differenza culturale importante che è stata evidenziata. Cosa si faceva con l'uva? Il vino, naturalmente, abbiamo visto gli impianti meravigliosi e anche il d'olio di Mercatello e i torcolari che ha fatto vedere Marco. Si faceva tantissimo vino con l'uva, ma non si faceva solo il vino, si faceva una cosa che si consuma ancora oggi, che è il mosto.
Il mosto bollito. Il mosto bollito veniva utilizzato a Roma antica anche come dolcificante perché non c'era lo zucchero. Lo zucchero, adesso c'è qualcuno che dice che fosse conosciuto anche in età romana da qualche viaggiatore che era stato in Oriente, però insomma non ci sono prove di questa conoscenza. I romani usavano moltissimo il miele. Allevavano le api e come dolcificante usavano il miele e il mosto concentrato a diversi gradi di concentrazione. Più lo facevano bollire, più si addensava. C'erano tre diversi: uno era il de frutum, l'altro non me lo ricordo più. Il primo era la saba, poi c'era il de frutum e poi c'era il caroenum. Ecco, sono questi tre gradi di concentrazione finché non diventava uno sciroppo densissimo e estremamente dolce. Veniva usato per le salse, come condimento e anche come medicinale. Questi sono tre mosaici, tre bellissime immagini relative al vino. Quello in alto a sinistra mi piace molto perché si vede anche il mosto, il succo dell'uva che schizza al di sotto dei piedi delle persone che la stanno pestando. A destra vediamo una bella bottiglia impagliata e sotto, durante un mosaico siciliano di Siracusa, vediamo proprio che viene versato questo vino nei bicchieri. Qui non si vede l'immagine, mi dispiace perché era un bellissimo mosaico. Eccolo, adesso si vede, che ci fa capire come la cultura latina sia lentamente confluita, si sia fusa con la cultura cristiana. Perché questo è un mosaico della volta della Basilica di Santa Costanza a Roma. Siamo nei primissimi secoli dopo Cristo, siamo nel tardo impero romano. Questa è una basilica meravigliosa e in questo caso l'uva richiama ha un forte significato religioso cristiano, insomma, all'interno della basilica, quindi la cultura latina che si sposta verso la cultura cristiana. Questo elemento del vino, poi lo vediamo, insomma, è perennemente presente. Un altro aspetto molto interessante della storia dell'alimentazione è quello del trasporto dei prodotti agricoli, perché attraverso il trasporto le popolazioni sono venute in contatto anche con usi e costumi alimentari di altri territori. Mi ricollego anche a quanto appena detto su questo meraviglioso mosaico sul vino. In realtà, tornando anche alla questione dell'alimentazione, della cucina italiana come patrimonio dell'UNESCO, ricordiamoci sempre che la cucina e l'alimentazione è una questione che mette insieme l'identità, ma anche con lo scambio, cioè non è solo un patrimonio identitario di un luogo, ma è anche il segno di questo scambio tra questo luogo e altri luoghi, quindi tra culture e popoli diversi. Questo mi sembra molto importante. I popoli latini avevano la cultura classica a tavola, che era quella dei cereali, del vino e dell'olio. I popoli latini hanno incontrato i popoli del nord, i popoli dell'Europa, quelle che a scuola si insegna ancora a chiamare invasioni barbariche, no? In questo modo un po' barbaro di dirlo. E queste popolazioni che venivano dal nord avevano una cultura completamente diversa, non era una cultura dell'agricoltura latina. I latini stavano nel loro campo e coltivavano il grano, la vite e l'ulivo. Le popolazioni del centro-nord Europa erano popolazioni nomadi, non avevano certo tempo di aspettare 9 mesi perché il grano fosse da mietere, quindi portavano con sé la carne e quindi gli animali, quindi portavano i bovini, i cavalli, gli equini e soprattutto i maiali, e cacciavano i cinghiali e gli animali del bosco, e avevano con sé le bestie da latte, quindi avevano una cultura basata sulla carne, sul grasso animale e sulla birra, non sul vino, sulla birra che veniva prodotta con la fermentazione di altre cose che non era l'uva. Dall'incontro tra questi due modelli, quello barbarico e quello
romano pian pianino si è evoluto il modello culturale europeo che mette insieme il pane dei latini, la carne dei popoli nordici, il latte, i formaggi, il vino e la birra. Quindi quello che mangiamo noi oggi in realtà è frutto di un incontro tra due mondi culturali all'inizio ben distinti, che sono venuti a contatto anche con questi spostamenti. Noi oggi non siamo abituati a immaginare solo noi stessi come persone che viaggiano, però anche nell'antichità si viaggiava moltissimo, sia con le navi attraverso il mare, ma sia trascinando, come si vede in questo bellissimo bassorilievo qua sotto, sia trascinando dalla riva di fiumi e canali delle barche carichi di oggetti molto pesanti. In questi altri due bellissimi bassorilievi, in alto c'è un plaustrum, un carro con un otre grandissimo fatto con intera pelle bovina, e sopra un altro bassorilievo con un bellissimo movimento, due buoi che trascinano il grano mietuto. Questo tanto per pensare a quelle che erano, adesso ci sono studiosi bravissimi che sanno tutto sulle diverse tipologie di anfore, pensate quanta strada faceva, si vede qui, il vino in anfora attraverso tutto il Mediterraneo. Questa è un'immagine della mostra Nutrire l'Impero del 2015. Bene, torniamo, rimpiccioliamo un po' l'oggetto del discorso, da questi grandissimi viaggi torniamo al mercato. Questo è un mosaico che a me piace moltissimo, è in una collezione privata svizzera, è bellissimo perché girando intorno, è una specie di orologio, no? Con le varie figure del mercato. C'è il signore che vende i polli, la signora con le uova, un altro che vende una lepre, questo vende un maialino, questo della cacciagione, degli altri animali, una capra e questo non lo so se delle focacce o del formaggio. Ci sono animali di vario genere, un cesto d'uva e qui c'è anche un bellissimo vaso, un vaso probabilmente di terracotta chiuso con una foglia, un pezzo di stoffa. Questo ci fa pensare a come era difficile il problema di sigillare i recipienti in questo periodo così lontano. Il mercato era un mercato come quello che più o meno come quello che vediamo ancora oggi. Qui vediamo una signora che vende dei mazzi di cipolle, delle zucche e delle altre verdure. Qui sotto una pollivendola, poi naturalmente i macellai, queste sono tutte monumenti funebri che qualche macellaio particolarmente facoltoso si era fatto costruire. Gli avevano fatto costruire i suoi eredi. È molto bello quello in basso, anche se l'immagine è molto brutta, perché sembra una macelleria di oggi. Il macellaio è qui che lavora e la moglie è alla cassa che si fa pagare dai clienti, insomma. Qui a sinistra un altro macellaio, a destra un pastore. Finisco così il discorso sul rapporto tra gli antichi romani e il paesaggio. Allora, eravamo partiti dalla città, ci eravamo un pochino allargati, a cerchio, e avevamo compreso intorno alla città tutta la zona agricola perfettamente coltivata. Cosa c'è a margine di questa zona agricola? C'è l'incolto. Nell'incolto e nelle zone umide, delle quali ha parlato anche Marco prima a proposito della paninologia, chi c'è nell'incolto? Ci sono i maiali, che nelle zone umide e nei boschi mangiano le ghiande. E eccolo qua a destra, c'è il pastore che pasco le gregge. Queste zone sono zone ai margini che ai romani non piacevano molto, perché non c'è l'ordine lì, non c'è l'ordine romano con tutti i campi e le centure, tutto perfettamente ordinato. Però, ahimè, il maiale è un animale che i romani amavano moltissimo, perché le sue carni sono molto saporite e perché si presta molto facilmente alla conservazione. E terzo motivo, non indifferente, si adatta a mangiare qualsiasi cibo, insomma, quindi è un animale molto frugale. Invece a destra il pastore era indispensabile, perché i romani amavano molto i formaggi fatti con latte di pecora o di capra, e poi non dimentichiamoci che le pecore erano importantissime perché avevano la triplice attitudine, no? Quindi carne, lana e
formaggio. Però, insomma, nell'ideale latino classico, l'agricoltore era più importante del pastore, dell'allevatore e del porcaro, insomma. I luoghi del cibo, naturalmente, non possiamo non ricordare che, come si vede a Pompei, in molti casi, i romani apprezzavano molto quello che oggi chiameremmo il cibo di strada, cioè zuppe, carne in umido, focacce e vino, che variamente aromatizzato e diluito, che veniva servito in queste taverne. Qui abbiamo un mosaico che ci fa vedere, ci fa immaginare come forse poteva essere servito questo cibo. E ecco qui i pavoni che diceva Marco prima, questo è una... Non si sa bene cosa sia, insomma, è al Museo Nazionale Romano o è una tabula lusoria, cioè una tavola sulla quale fare un gioco, oppure era un menù, perché dice abemus in cena pullum piscem pernam, che vuol dire prosciutto, paonem, che sono appunto i pavoni che venivano mangiati in età romana e anche più tardi fino a tutto il Medioevo e il Rinascimento, e sotto benatores, la B va intesa come V, venatores, cioè de ars venanti, come si dice, la cacciagione. La cucina domestica, l'ho già accennato prima, pensiamo un attimo come erano queste cucine, no? Cerchiamo di capirla, qual è la differenza tra come cucinare oggi e come si cucinava allora. Qui vediamo a sinistra, sono due cucine di Pompei, a sinistra la finestra, il fumo usciva semplicemente dalla finestra. Questa è una cucina ricca però perché c'è anche un piccolo forno nel quale si potevano cuocere focacce, pane, torte. E poi c'è una cosa importante per la sicurezza del cuoco, c'è un piccolo, perché qui si faceva il fuoco su questi ripiani, e con questo piccolo forno rialzato almeno non si ustionava il cuoco. Adesso un'altra cucina, in alcune di queste cucine c'erano anche l'acqua corrente, ci sono le tubature di terracotta. Le pentole e le padelle... In realtà queste padelle qua sotto, con anche una bella grattugia e quest'altra pentola qui e anche questo bellissimo colino di bronzo, sono assolutamente moderni anche tutte queste pentole di terracotta. Teglie e griglie, anche qui sono tutte al Museo della Civiltà di Roma, questo è un bellissimo servizio di teglie di bronzo, in alto c'è una griglia. Questi sono i vasi da dispensa, i vasi che venivano utilizzati per conservare liquidi o anche solidi, non so, mi viene in mente la verdura sotto sale, le olive, spesso venivano rivestiti di cera questi recipienti e poi naturalmente qui intorno a questi con questo orlo così sporgente si poteva anche fissare un pezzo di pelle, un pezzo di stoffa, una stuoia del materiale vegetale per cercare di chiudere il più possibile. E dico un'altra cosa che c'entra con l'archeobotanica anche. Naturalmente dobbiamo sempre considerare che la quantità di reperti di un certo tipo dipende anche dalla loro facilità di conservazione. Naturalmente è più difficile conservare dei cesti, è più difficile conservare dei recipienti in legno, è più facile che si conservi della terracotta. La terracotta si conserva sia in ambiente umido che in ambiente secco e anche all'aria. Invece sappiamo che insomma il legno e i cesti e il materiale organico si conserva, bisogno di condizioni un pochino più complesse per la conservazione. Quindi probabilmente c'era tutta una serie di recipienti che non si sono conservati e non sappiamo come fossero. Boccali e brocche. Quelle a sinistra sono tutti un pochino più rustici, quelli a destra ce ne sono anche di molto lavorati, in bronzo, forse erano anche argentati. Il servizio di piatti, questo è un concetto molto moderno, no? Questa è la famosa terra sigillata, era il servizio di piatti più comune. C'erano anche tanti strumenti, come ad esempio questa in alto, che è una salsiera da termopolium, oppure questo in basso, che è una piccola olla col fondo traforato che serviva per cuocere i cibi a vapore. Il vetro era bellissimo, ma riservato alle tavole più ricche. E poi ne approfitto per
ricordarvi che anche nell'antica Roma c'erano le forchette, eccole qua a destra. Erano forchette con solo due rebbi. E a sinistra abbiamo i soliti cucchiai o lingule, che sono, insomma, hanno una forma un pochino diversa, però sono chiaramente cucchiai e forchette, sono le posate. Sulla tavola più ricca, c'erano gli argenti, ma solo per le persone veramente molto ricche, solo nelle occasioni ufficiali. Quindi anche qui dobbiamo sempre distinguere tra l'alimentazione di tutti i giorni e l'alimentazione dei banchetti. Questa è una cosa importante perché siamo tutti portati a pensare che la tavola degli antichi romani fosse la cena di Trimalcione, no? No, la cena di Trimalcione, a parte che è stata scritta così un po' come provocazione, ma in realtà quando dovevano mangiare tutti i giorni anche le persone ricche, insomma, mangiavano un bel piattone di pulso o un pezzo di carne, insomma. Il banchetto. Ci avviciniamo al momento della tavola. Questo è un bellissimo mosaico pavimentare della villa del Tellaro a Siracusa. Vediamo queste persone perché, come abbiamo visto, come ci insegnano i film degli anni 50, non so, su Nerone, Quo Vadis, tutti quei bei film lì, anche lì si vedevano già tutti questi personaggi sdraiati, come in effetti usava a mangiare per lo più nell'antica Roma. Qui vediamo il divano circolare, al centro c'è il piatto, e intorno ci sono tutti i vari pezzi di cibo pronti per essere mangiati. Ecco, adesso vorrei farvi insieme a voi una bella domanda. Mangiamo ancora le pietanze di Roma antica? Cioè, quanto questa cucina è lontana dalla cucina di oggi? Allora, ci eravamo un pochino arenati, mi ero anzi. Mi ero un pochino arenata prima sulla questione dei cereali, dei legumi e della verdura. Allora, questo era il cibo frugale. Anche Varrone dice che, insomma, siamo alcuni secoli prima di Cristo, quindi siamo ancora nel pieno della cultura repubblicana latina. Lì naturalmente si prediligeva mangiare gli alimenti di origine vegetale. Qual era il gusto dei romani? Era sicuramente un gusto diverso dal nostro. Poi, naturalmente, con l'avvento dell'impero, insomma, hanno cominciato a consumare, a preparare cibi sempre più raffinati e, soprattutto dopo, la conquista dell'Egitto, hanno cominciato a importare anche tutta una serie di spezie, perché le spezie arrivavano dall'India e, facevano un tratto attraverso l'Oceano Indiano, poi insomma risalivano e attraverso l'Egitto arrivavano più facilmente in Occidente. Quindi l'Italia Repubblica, nell'impero, durante i secoli dell'impero, è stato introdotto ad esempio il pepe. Il pepe è diventato una cosa diffusissima nella cucina ricca romana. Non si faceva un piatto senza che ci fosse il pepe. Ai romani piacevano questi gusti un po' forti. Ad esempio, tra le verdure prediligevano il cavolo, che Columella dice che è il migliore di tutte le verdure. Anzi, no, Catone dice che il cavolo è il migliore di tutte le verdure, è la migliore di tutte le verdure. Cavolo, porro, cipolle, aglio. Poi usavano molte erbe aromatiche che adesso non usiamo più. Tra tutte ricordo il laser silfio, che è una pianta che cresceva intorno a tutto il Mediterraneo, che è stato talmente tanto raccolto e utilizzato dai romani che si è estinto già nei primissimi secoli d.C. Che sapore avesse questo laser silfio non si sa, si suppone neanche che aspetto avesse. C'è qualche moneta che probabilmente raffigura questa strana pianta che doveva avere, essere un'ombrellifera molto alta, probabilmente simile alla ferula, che doveva avere un sapore un po' aspro, come la ferula assafetida, dice già tutto, questo sapore un po' aspro, un po' amarognolo, che si usa ancora nella cucina indiana oggi. Poi c'era anche il garum tra le cose preferite dei romani. Quindi molti cibi mescolati e cibi molto, molto forti, usavano moltissimo l'aceto, sapori abbastanza violenti. Ne mangiamo ancora oggi queste pietanze? Ci verrebbe da dire di no, forse, però non è del tutto vero. Bisogna stare un pochino attenti. Intanto
bellissima questa signora, questa matrona che si prepara a mangiare sdraiata su un modernissimo divano. Insomma. Ecco, ecco la Pulse. Adesso non vorrei essere irriverente, però insomma queste foto le ho fatte stamattina nel supermercato di Montese dove vivo e questa è una zuppa con orzo biologica. Se leggiamo gli ingredienti, c'è orzo 40%, lenticchie verdi, piselli decorticati e farro. Questa potrebbe essere benissimo, la base per una bella zuppa che secondo me potrebbe essere stata mangiata anche in antica Roma. Bisognerebbe aggiungere, non so, un po' di cotenna o un pezzo di maiale salato seccato, un po' di cavolo, un po' di cipolla e probabilmente potrebbe essere una pulsa attendibile. Potrebbe. Ecco, stamattina al supermercato non so cosa abbiano pensato perché mi sono girata fotografando. Ho fotografato anche questa meravigliosa confezione in polistirolo e plastica che contiene della salsiccia luganica, c'è scritto sopra. Questo è un fortissimo legame culturale a proposito di patrimonio culturale dell'alimentazione italiana. Un fortissimo legame culturale con le popolazioni preromane. Gli antichi lucani erano e loro erano espertissimi della produzione di salumi. I lucani, tanto che a Roma era molto rinomata la salsiccia lucanica. Ancora oggi si può comprare la salsiccia luganica, naturalmente non è la stessa, non c'è una ricetta tramandata, però è rimasto questo nome e trovo che sia una cosa molto interessante. Il maiale è un animale che ha segnato moltissimo la nostra cultura nei secoli e il nostro patrimonio culturale gastronomico. Ho detto prima che gli antichi romani usavano molte erbe aromatiche, questi sono il levisticum e l'anetum, che si possono comprare ancora oggi nei reparti etnici dei supermercati, come queste due buste prodotte in Romania, dove il levistico e l'aneto, il levistico in rumena si dice Leustean e l'aneto si dice Marar, che vengono ancora oggi utilizzati moltissimo, tanto da essere cercati anche in Italia dalle persone che vengono qui a lavorare dalla Romania. Tra le varie ricette che troviamo nei trattati di agricoltura, nel De Re Rustica di Catone, Catone insomma è vissuto nel III secolo a.C., quindi parecchio tempo fa, c'è un piatto che si chiama Placinta. Questa signora l'ho fotografata io in Romania e sta facendo una Placinta. In Romania si mangia ancora la Placinta. La signora che la fa si chiama Placintaria, proprio perfetto latino. È una focaccia di farina di grano, oggi farina di grano tenero fermentata che può avere diversi ripieni. Quella in alto è la Placinta Cuzzellina, cioè con il cavolo cappuccio, che abbiamo detto che Catone giudicava essere la migliore di tutte le verdure, e sotto c'è la Placinta ripiena di formaggio e aneto. Nel De Re Rustica, se lo andate a cercare, c'è proprio la ricetta di questa focaccia ripiena col formaggio, che si chiama Placinta. Naturalmente in Romania non seguono la ricetta di Catone, però il fatto che attraverso l'Europa e attraverso 2300 anni si sia conservato il nome di un piatto, di una focaccia ripiena, mi sembra comunque una cosa molto importante e significativa. Ecco qui, potete vedere con i vostri occhi che il negozio dove oggi si vendono le placinte è una bottega aperta sulla strada che si chiama Placentarie. Quindi mi sembra una cosa molto romana, no? Ecco, e il garum? Lo mangiamo ancora il garum oggi? Il garum ha una pessima fama perché viene creduto, insomma, si dice, ma era pesce andato a male, interi budelle di pesce, ne ho sentite dire tutti i colori. In realtà, se prendiamo moltissimi autori latini, da Piccio
Catone e anche a Columella, tutti riportano, poi non solo loro, riportano queste ricette di Garum. In realtà, ecco qui vedete una, liqua sta per liquamen floss, cioè il garum migliore. Ci sono moltissime anfore rimaste che servivano per trasportare il garum attraverso tutto il Mar Mediterraneo. E a destra, questo è un impianto per la produzione di garum. In realtà è un prodotto molto complesso nella sua preparazione, perché si preparava mettendo a strati pesci di diversi tipi a seconda del costo del prodotto finale, a strati con il sale. Si innescava anche qui la fermentazione lattica e il prodotto finale era la parte liquida, il garum o liquamen, la parte solida, l'allec, sempre una cosa molto salata e molto saporita. C'è ancora oggi? Chissà, c'è, facendo le debite differenze. Se andate in Vietnam potete trovare questa salsa che si chiama, non so come si pronunci, Nuoc Mam Ni, e nel retro dell'etichetta c'è anche spiegato come viene fatta, fatta con acciughe nere, pescate fatte, sottoposte a una fermentazione tradizionale in grandi barili di legno. Questo è quello che si ottiene, quindi fermentazione e pesce. C'è anche in Italia, ecco, nei due esempi, la collatura di Alice a sinistra e quella a destra è la bagna cauda. Chi è piemontese la conosce bene. Sono alici sottosale bollite, sciolte nell'olio insieme all'aglio, quindi un bel sapore forte. La colatura di alici come si fa? Mettendo a strati le alici con il sale. Il liquido che ne esce è questo, è salatissimo e ha un forte sapore, si dice umami, il gusto di umami, che è quel saporino un po' di dado, molto sapido, che a noi piace molto. A proposito della bagna cauda, che è questa qui sulla destra, c'è un filo lungo e molto interessante che vi accenno solo così al volo. Ricordiamoci che c'è un documento medievale, il Capitolare di Liutprando, che stabilisce come le navi comacchesi dovessero pagare il dazio, quando, cioè le tasse, quando risalivano nel corso del Po. Lo dovevano pagare con dell'olio, del sale e del garum. Allora, a me piace molto pensare che la bagna cauda, salsa piemontese a base di alici e sale, sia in qualche modo collegata a questi mercanti comacchiesi che nell'alto medioevo risalivano un po', ma andiamo avanti. Ultimo esempio, che è, credo, in tutti i frigoriferi delle persone che mi stanno ascoltando, è questa salsa. Che della quale non pronuncio il nome perché sicuramente sbaglierei a pronunciarlo, che contiene, come vedete qui, aceto di malto, aceto, melassa, zucchero, sale, acciughe. Quindi anche questo è una salsa fermentata a base di acciughe. Quindi non mangiamo, non utilizziamo il garum nella nostra cucina, però utilizziamo i figli del garum, lo possiamo dire. Concludo con velocemente con un ragionamento che ho fatto che mi diverte molto, che collega il metodo scientifico e la cucina antica. E questo è un altro bellissimo pavimento, è ad Aquileia, vediamo delle teste di pesce, dell'aglio, delle castagne, delle pere, delle mandorle ed altri alimenti. Allora, come si coniuga, come arriviamo a mettere in pratica la cucina antica? Seguendo il metodo scientifico. Rigorosamente, cioè osservo un dato di fatto e mi pongo una domanda, cioè studio un affresco, un testo, un reperto archeologico in senso lato e poi mi devo chiedere, posso riprodurre e capire una preparazione alimentare antica? Questa è la domanda per chi si approccia al tentativo di cucina antica. Posso riprodurla? Questo è il primo passo. Cosa faccio per cercare di riprodurre un piatto antico? Studio tutto quello che posso, le relazioni di scavo, i risultati delle analisi archeobotaniche, archeozoologiche, archeometriche, la trattatistica, letteratura, le immagini, le epigrafi, però lo metto in relazione con cosa? Col patrimonio gastronomico del territorio. E qui torniamo al discorso
del patrimonio naturale immateriale UNESCO, no? Questo qui è un altro tipo di placinta che è sempre descritta da Catone, anche questa. Quindi, dopo aver studiato tutto questo materiale, quindi la ricerca e la documentazione, cosa faccio? Formulo un'ipotesi e mi aspetto un risultato. Qual è l'ipotesi? Cerco di scegliere, ipotizzo quali sono gli ingredienti di oggi che posso paragonare con quelli antichi. Individuo le tecniche di cottura oggi che possono somigliare a quelle antiche, cerco di capire il dosaggio degli ingredienti e quindi formulo una prima ipotesi di ricetta. Qual è il risultato che mi aspetto? È rispondere positivamente alla domanda di partenza, cioè posso riuscire a rifare una di queste ricette? Vediamo cosa succede. Dopo c'è la fase sperimentale, che coincide proprio con una fase che secondo me non è altro che una traduzione da un'altra lingua, da un'altra cultura. Quindi sperimento le diverse tecniche, le diverse proporzioni, le diverse densità, le consistenze e anche le intensità dei sapori. Abbiamo detto che i romani antichi prediligevano dei sapori molto intensi. Fase successiva, l'analisi dei dati, quindi li osservo, li rilevo. Quindi cosa faccio? Assaggio. Faccio l'analisi sensoriale, valuto il sapore, cerco di capire la ricetta e anche il ruolo alimentare del piatto, cioè capire come, quando e da chi questo piatto veniva consumato. Alla fine cosa succede? Valuto i risultati, possono succedere due cose: se l'esperimento è riuscito, ho tradotto un sapore antico in una lingua che anche oggi possiamo capire, no? C'è questo gioco di parole un po' becero, tradurre in una lingua. A destra vedete proprio una foto di uno di questi esperimenti che abbiamo fatto al Museo Archeoambientale ormai alcuni anni fa, nel Museo Archeoambientale, nonostante gli spazi non siano quelli ideali, siamo riusciti a ricostruire, a riproporre alcuni piatti medievali. Quindi se l'esperimento è riuscito, ho tradotto una cosa e riesco a capire oggi questo piatto. Se invece l'esperimento non è riuscito, bisogna ricominciare, come nel gioco dell'oca, tornare all'inizio e rifare tutta la fase sperimentale. Alla fine cosa succede? Condivido e rendo replicabile l'esperimento. Quindi pubblico la ricetta, perché la ricetta non è altro che il procedimento scientifico applicato in laboratorio che viene reso ripetibile anche da altri. E finalmente ci possiamo dedicare alla fase conviviale della ricerca. Bene, direi che io vi ho tediato anche troppo. Usciamo da qui. Ecco, interrompi presentazione, poi se ci sono delle domande saremo entrambi felici di rispondere.